Con Davide Rigon ci avviciniamo forse al momento cruciale del WEC, la 6 ore di Shanghai, nella quale la Ferrari si gioca gran parte delle proprie possibilità di conquistare il titolo costruttori, ma forse Davide Rigon può ancora sperare di recuperare i punti in quello riservato ai piloti. Sì, veramente è stata una seconda parte di stagione un po' strana, perché avevamo molta prestazione in pista, eravamo molto veloci. Poi per un motivo o un altro, fortuna e sfortuna, non siamo riusciti mai a concretizzare. Siamo stati bravi a fare 2 pole position in Messico e anche ad Austin. E invece Fuji è stata una gara un po' strana, peccato perché eravamo molto veloci, poi la bandiera rossa ci ha un po' rovinato la nostra gara. E adesso sì, concentrazione massima, veramente abbiamo pochi punti di svantaggio, siamo ancora in lista per il campionato. Prima di tutto i costruttori, la Ferrari sta andando bene, la macchina va forte, quindi credo che ce lo meritiamo. Prima di tutto dobbiamo pensare a quello e poi ho questo sogno che rincorro da 4 anni di trovare i piloti, che veramente credo che ho fatto un step anch'io nella guida, nell'approccio al GT. E credo che quest'anno sono molto vicino, speriamo bene, sono veramente pronto e concentratissimo per Shanghai e Bahrain. Dove ha trovato la Ferrari quella costanza di prestazioni che forse le era mancata l'anno passato? A volte non è la vettura più veloce, però è sempre lì ed è sempre l'unica che non ha i picchi verso il basso. Ma innanzitutto i problemi dell'anno scorso ci hanno aiutato a migliorare e a imparare. È ancora più bello come abbiamo reagito, specialmente nel bagnato del Fuji, che eravamo lì, eravamo quasi più veloci, eravamo molto vicino alle Porsche e in certi momenti anche più veloci in pista. Quindi siamo stati bravi noi piloti a dare indicazioni, ma da casa tutti i nostri tecnici, tutto il nostro gruppo che lavora alla F Corse, da Michelotto, Ferrari in prima linea, che ci dà la possibilità di trovare tutti i dettagli per sfruttare al massimo la nostra macchina. Che adesso appunto con questo BOP, che è sempre difficile da gestire, non è facile, però veramente stiamo usando ogni minimo dettaglio per trovare la prestazione e devo dire che ci stiamo riuscendo, siamo sempre lì ed è veramente positivo. Sei quasi un vaso comunicante umano tra due mondi, ovvero la Formula 1, tu sei uno dei piloti del simulatore Ferrari, forse quello che svolge gran parte del lavoro, e il mondo delle GT, dove avete iniziato anche voi dei programmi di simulazione. Ecco, queste esperienze vengono trasferite l'una all'altra, cioè quanto ti è servito simulare la Formula 1 e quanto serve la Formula 1 la simulazione o l'esperienza nel GT? Sì, beh, allora è da parecchi anni, ormai è 7 anni che faccio simulatore Formula 1 e lì ho fatto una grandissima esperienza per quanto riguarda i simulatori e la preparazione gara insieme a tutti i tecnici della Formula 1. Sicuramente io ho portato un po' di esperienza a velocizzare tutto questo discorso, che in F1 abbiamo molte più risorse e quindi siamo riusciti a velocizzare anche nel GT questo approccio al simulatore e devo dire che adesso abbiamo raggiunto veramente un bel livello anche con la nostra simulazione del GT. Tanto che tutti noi 4 piloti prepariamo ogni gara al simulatore e sì, veramente ci aiuta a perdere meno tempo in pista. Quindi noi andiamo in pista che abbiamo già un'idea innanzitutto noi della pista, del tracciato, delle marce e del carico aerodinamico. Poi in pista facciamo gli affinamenti, però questo ci toglie tanti problemi che magari prima non potevamo risolvere, andiamo in pista già molto più decisi. Il simulatore stiamo facendo un bel lavoro, stiamo sempre migliorando e io sono contento di far parte di questo sviluppo già dall'inizio ed è bello, sì, comunque c'è un po' di comunicazione tra Formula 1 e GT e ci dà sicuramente una bella spinta.